Amici sportivi, amici fantallenatori, buonasera, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio. Analizziamo oggi tre giocatori, uno per reparto, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Sono quei giocatori, a mio avviso, ideali, importanti, gli underdog, i low cost, quei terzi slot che vi servono come il pane per il vostro fantacalcio. E sono quei colpi un po', come dire, imprevisti, che tanti fantallenatori non conoscono o non conoscevano, perché di fatto una giornata, anzi un paio di giorni, sono passate a fantacalcio ed è utile e importante far sì che questi giocatori siano dei pilastri fondamentali per il vostro fantacalcio e siano lì, proprio lì, al terzo slot, quei giocatori che vi fanno un po' la differenza quando serve un po' il momento di cambiare marcia. Sono giocatori non molto conosciuti, giocatori che possono fare strada per quest'anno e sono giocatori che verosimilmente verranno pagati a un prezzo abbastanza abbordabile. Partiamo con Molina dell'Udinese, l'avete visto in azione ieri contro il Venezia. È un giocatore che, se seguite da un po' il canale, non vi sarà sicuramente sfuggito di vista. 23 anni per l'esterno argentino, 10 milioni di euro il suo valore di mercato, 6 presenze nella nazionale maggiore argentina. Le ultime 4 stagioni ha fatto pochi gol, pochi assist, valide epilogo. In Superliga argentina 17-18 ha fatto 15 presenze, 1 assist, 0 assist e 1 gol. 18-19 ha fatto 9 presenze, 0 gol e 0 assist. 19-20 ha fatto 16 presenze, un gol e 3 assist. Lo scorso anno con l'Udinese ha avuto un ottimo girone di ritorno, di fatto ingranato dopo una stagione iniziale abbastanza scarica, 29 presenze in totale per lui, 2 gol, 5 assist e una ammonizione. Di fatto il girone di ritorno è stato un girone infuocato per Molina, che anche quest'anno è partito veramente molto carico. Ieri un gol e un assist contro il Venezia, quindi attenzione perché il suo hype è cresciuto moltissimo in maniera strepitosa. Se siete stati attenti al canale, vi abbiamo consigliato questo giocatore in tempi non sospetti. Per questo motivo dico che comunque si può continuare a batterci per Molina, anche perché gioca esterno alto nel centrocampo, è uno di quei bug che tanto piacciono ai fantallenatori. È forte hype, quindi sarà molto conosciuto all'asta, aumenta chiaramente la popolarità. Voi non fatevi ingannare, perché comunque poi i fantallenatori meno importanti di voi, meno esperti di voi, si faranno un po' prendere dal panico. Io dico che si può arrivare fino al 5% per lui come idea di prezzo ideale, oltre diventa un po' troppo rischioso. Ho visto che mediamente questo giocatore è stato pagato entro il 4% fino alle aste di ieri sera. Dico che un 1% in più può starci, vista la prestazione di ieri col Venezia, e dico che il 5% può essere un prezzo ideale per il forte esterno udinese, quindi io ci farei una puntata fino a questo valore e lo otterrei come terzo slot in Lega 10, in Lega 12, in Lega 8 può essere considerato anche un quarto slot, però diciamo che mediamente può essere un terzo slot molto interessante per il fantacalcio, perché è importante avere questi giocatori, garantiscono titolarità, garantiscono buoni voti, ogni tanto garantiscono qualche assist e costano relativamente poco, non li pagate il prezzo di un Gosens o di un Theo Hernandez. Andiamo al centrocampo, dove Bairami è un giocatore che mi ha fatto impazzire da diversi anni e l'anno scorso Empoli l'ha trascinato con le sue prestazioni in Serie A, quindi attenzione perché Bairami è un giocatore molto intrigante, molto importante, 22 anni per lui, 6 milioni di euro sul valore di mercato, è uno svizzero-albanese, ha esordito con la Svizzera Under-21, 12 presenze e un gol con la nazionale dell'Under-21 Svizzera. Al momento ancora non ha esordito né con la Svizzera né con l'Albania, staremo a vedere quale sarà poi la sua scelta a livello di nazionale maggiore, perché sicuramente avrà un futuro importante. Le sue ultime 4 annate come sono andate? In 2 anni ha fatto il Super League Svizzera, 17-18 ha fatto 29 presenze, 3 gol, 3 assist e 0 ammonizioni, 18-19 ha fatto 33 presenze, 3 gol, 2 assist e 4 ammonizioni, poi è passato in Serie B. Ha fatto 19-20, ha fatto 28 presenze, 5 gol, 4 assist e un'ammonizione. Lo scorso anno il suo record personale con 36 presenze, 5 gol, 8 assist e 2 ammonizioni, quindi un giocatore molto pulito, un giocatore dal fortissimo potenziale, un giocatore che ha, se vi avete visto, numeri in forte crescita. Contro la Lazio esordito con un assist, quindi un 7 più 1 in pagella per lui. È un giocatore che alcuni di voi hanno iniziato a conoscere, un giocatore che, se avete fatto qua anche caso del canale, alcuni iscritti si sono stufati di sentirlo nominare. L'abbiamo nominato già appunto quando abbiamo fatto il video dell'Empoli, era ancora forse aprile o maggio, quando appunto era in odore di passare in Serie A. Per questo motivo dico che su Bairami si può fare un investimento importante, sempre come terzo slot. Io direi che il prezzo giusto, ideale, sarebbe come quello per Molina, di stare entro il 5%. Mi rendo conto che l'hype potrebbe crescere un po' di più per lui. Direi che in questo caso mi spingerei fino al 6%, cercando di risparmiare magari sugli slot di riempimento sia in difesa che a centrocampo, perché mi vorrei assicurare questo forte talento e anche quella per l'anno in corso, e soprattutto se avete anche dei contratti pluriennali anche per le annate successive. Quindi attenzione, io
Il costo medio di acquisto per l'Ener 4,15% su Bairami è il 3,68%, quindi ancora l'hype è abbastanza, non dico a basso, ma dico a un livello medio. Quindi, se domani contro la Juventus non fa un partitone, potrebbe stare abbastanza sconosciuto. Per questo motivo dico, stiamo attenti ai Bairami, speriamo, diciamo, perché deve fare l'asta dopo la seconda giornata, di avere una prestazione abbastanza deludente, in modo che appunto poi i Bairami possano andare via a un prezzo, diciamo, normale e avere poi dei frutti e dei dividendi pronti e forti per quanto riguarda il prossimo anno a maggio, diciamo, quando ci sarà appunto la fine del fantacalcio e la fine della Serie A. Bairami è una puntatina importante, segnatevelo se non l'avete ancora fatto. E questo è un giocatore veramente di grande importanza, anche lui come terzo slot in Lega 10, Lega 12, forse anche in Lega 8, perché comunque è un giusto giocatore di intermezzo, è un giocatore che fa la doppia fase in maniera importante, veramente di grande livello. Ultimo suggerimento, low cost, per quanto riguarda il video di stasera, parliamo di Nico Gonzalez, 23 anni per lui, 22 milioni di euro sul valore di mercato argentino. Ha esordito anche con la nazionale argentina, 7 gol, 7 presenze e 2 gol. Riepiloghiamo anche per lui le ultime 4 stagioni. 17-18 ha fatto in Superliga Argentina, 24 presenze, 7 gol, 1 assist, 4 ammonizioni. 18-19 in Bundesliga, 30 presenze, 2 gol, 3 assist e 2 ammonizioni. 19-20 in Bundesliga 2, 27 presenze, 14 gol, 3 assist e 8 ammonizioni. Lo scorso anno ha avuto un infortunio, quindi è stato via metà stagione, ha fatto comunque 15 presenze, 6 gol, 2 assist e 5 ammonizioni. È un giocatore che giocherà nel tridente offensivo di Italiano, sull'esterno di destra, con il piede sinistro veramente di grande livello, una corsa incredibile, uno strappo di velocità veramente di grande livello, una tecnica importante. Per questo motivo dico che Nico Gonzalez può fare molto bene sia a livello di più 1 sia a livello di più 3. È un giocatore molto veloce, non fatevelo sfuggire. Al momento il suo hype è veramente molto basso perché di fatto non ha ancora segnato. Vediamo domani come ci sarà la partita Fiorentina-Torino, come andrà. Speriamo che lui, come per Bairami, di avere una prestazione normale, diciamo così, senza acuti, però per evitare di alzare il suo prezzo. Anche qua direi è un po' in basso hype, visto che appunto tanti si aspettavano la sua listatura come centrocampista, è stato listato attaccante, quindi un po' perderà sicuramente di appetibilità. Io dico che il prezzo giusto ideale per lui è all'intorno tra il 7 e l'8%. Ho visto che il costo medio di acquisto per le aste su Nico Gonzalez è stato del 7,56%, quindi esattamente un prezzo giusto per quanto riguarda la mia idea di giocatore. Per questo motivo dico che il terzo slot è importante. Il terzo slot anche in attacco è quello slot che si va a comprare entro il 10%, ci permette di comprare un primo top assoluto per il quale spendere 25-30%. Il secondo slot ci si spende di solito tra il 15 e il 20% e il terzo slot entro il 10%. Quindi su Nico Gonzalez degli investimenti importanti si possono assolutamente fare. Spero che questo video vi sia stato, anche qua terzo slot, spero che questo video vi sia stato di supporto. Come sempre, grazie Fantallenatori, io vi aspetto prestissimo sul canale del Veterano, vi auguro una buona serata e a presto, un buon fantacalcio a tutti. Ciao ragazzi!